anche senza tetto della capitale, una condizione di vita che interessa tanti, forse troppi, e che continua ad essere una delle emergenze più scottanti di Roma. Diverse sono le iniziative organizzate per loro nella notte di Capodanno, dalla festa alla stazione Termini, ai 100 biglietti a loro donati dal primo municipio per uno spettacolo al Teatro Argentina. Ma ci racconta tutto Ernesto Oliva. Ci sono due appuntamenti di Capodanno a Roma domani sera che poco avranno a che fare con la comune consuetudine di festeggiare l'arrivo del 2014. Protagonisti delle iniziative saranno infatti i clochard, un gruppo di persone che nella capitale raggiungerebbe almeno le 8.000 unità. Una parte di questi cittadini romani, spesso senza identità, potranno infatti prendere parte a una festa di Capodanno organizzata da vari gruppi e associazioni all'interno del centro polivalente Binario 95 di Via Marsala, nei pressi della stazione Termini. L'altra iniziativa, messa in campo dal primo municipio, è una donazione di 100 biglietti per assistere allo spettacolo Shakespeare di Ambrogio Sparagna al Teatro Argentina. Eventi di Capodanno a parte, la condizione dei barboni a Roma continua a essere uno dei nervi scoperti fra le emergenze sociali della città. Dall'inizio dell'inverno in quattro non hanno resistito al freddo e al degrado della loro dura condizione di vita. 2 mesi io dormi qua, non c'è casa mia, io voglio casa, io non ho trovato, tu non lo sai, tanto freddo qua. Il comune nelle passate settimane ha anticipato di 15 giorni il suo piano di accoglienza e ha rinnovato le convenzioni con alcune mense per il 2014. Iniziative giocoforza deficitarie rispetto alla complessità degli interventi e che inevitabilmente devono contare anche sull'azione del volontariato. Una di queste, denominata Un sacco di vita, prevede la distribuzione di sacchi a pelo dinanzi al piazzale della stazione Tiburtina ogni mercoledì sera. Altro luogo che racconta, insieme alla stazione Termini, le tante storie sofferte e segrete di chi la vita la trascorre tutto l'anno in strada. In questi giorni è allarme e stress anche per i nostri amici a quattro zampe a causa dei forti botti di fine anno. Tremori.